Bene, benvenuti. Ciao a tutti, carissimi followers che vi state collegando in questa diretta. Sono Francesco Scutifero. Oggi, come promesso, parliamo dell'argomento di come capire e seguire la volontà di Dio. Innanzitutto, benvenuti ai primi che si stanno collegando. Vedo collegata Lisa, Carlo, Rosita, Giusy, Sefora, Ilaria. Ciao a tutti ragazzi, ci sono anche delle pagine Hopeful 20. Dio vi benedica ragazzi, Dio vi benedica. Marica, Dani, altre persone che non riesco a vedere qui perché mi dice che ci sono, ma non riesco a vedere i nickname di queste persone. Ciao a tutti ragazzi, sono contento della vostra partecipazione. Aspettiamo che si colleghi qualcun altro. Serena, benvenuta. Sara, benvenuta anche a te, Dio ti benedica. Federico, Domenico, Claudio, Antonella. Bene, bene, vi state iniziando a collegare. Valeria, benvenuta, Dio ti benedica. Ciao carissimi. Lucia, ok, ragazzi, nel frattempo che vi collegate, quindi iniziamo subito per velocizzare i tempi in modo tale da non rendere troppo lunga la diretta. Per quelli che si collegheranno magari in differita, la vedranno in differita. Leggiamo subito in Romani 12:2, vediamo quali sono i parametri che la Bibbia ci mette davanti per riconoscere bene la volontà di Dio. Oggi vedremo delle cose molto belle, veramente incredibili, a volte che neanche potevamo conoscere se non approfonditamente dalla parola, sulla manifestazione della volontà di Dio per la nostra vita. Quindi Romani 12:2 dice: "Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio." Ok, ho voluto leggere completamente il verso 2, partendo dall'inizio: "Non vi conformate a questo mondo, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente", perché io amo tanto i contesti biblici. Io amo tanto non prendere un verso biblico fuori dal contesto, perché se prendiamo il contesto possiamo associare quel verso a quel contesto, capire come si associa in tutta la dinamica di cui sta parlando la parola di Dio. Ok? Quindi vedremo adesso come la volontà di Dio può essere espressa soltanto per determinate persone. Ok? Per una tipologia di persone, la volontà di Dio può essere espressa pienamente, manifestata pienamente. Quindi, cosa vediamo qui? Vediamo una cosa molto strana che io ho sempre riflettuto su questo verso, no? Innanzitutto sto leggendo dalla Nuova Diodati, non dalla nuova riveduta, perché la nuova Diodati è molto letterale quando traduce. Infatti, qui troviamo che Paolo dice che la volontà di Dio è buona, è accettevole e poi è perfetta. Non dice perfetta Paolo, dice buona, poi a parte accettevole e mette a parte perfetta. Quindi ci sono tre tipologie di volontà di Dio. Ok? La volontà di Dio buona, qui in greco si dice agathmos, che significa letteralmente qualcosa di buono, un po' come quando gli insegnanti, vi ricordate magari quelli del 96, quelli del 97, del 98, no? Gli insegnanti quando davano i voti alle medie, ad esempio, vi ricordate che non davano i numeri, ma davano i numeri a alcuni a mettere i voti, ok, questo ci può stare, ma davano un giudizio scritto con delle parole, ad esempio sufficiente, buono, discreto, ottimo, distinto, eccetera. Buono, se non ricordo male, corrispondeva al 6 o al 7, adesso precisamente non ricordo. Comunque, buono che significa? Qualcosa che va bene, ok? Che non è sbagliato, ok? È accettabile tutto sommato. Quindi la volontà di Dio può essere a volte buona per la nostra vita, è una cosa buona per noi, va bene? Poi c'è un secondo livello in cui si può esprimere la volontà di Dio. Accettevole. Accettevole nel greco è euarestos, che significa accettevole, accettabile, qualcosa che è accettabile agli occhi di Dio e agli occhi nostri. Dio ci dà qualcosa che per noi è accettabile. Lo accettiamo, va bene in quel modo. Ok? Stiamo sicuri, siamo tranquilli, non abbiamo niente da ridomandare a Dio. Ad esempio, un ragazzino che prendeva buono a scuola. Era un voto così, va bene, si poteva accontentare, però c'era il distinto, però c'era il 7, c'era l'8, c'era il 9, poteva ambire anche al 10, no? Quindi è buono sì, ma più di tanto. E poi c'è l'accettevole,
c'è la volontà accettevole. Ad esempio, se una persona prende un 7, un 8 a scuola, è un voto accettevole, si sente bene, è sicuro, è una media alta, va bene, il 7, l'8, il 9 va bene, ok? Va benissimo. Però non è il massimo, non è la perfezione assoluta di quello che si potrebbe ricevere. Non a caso, quando Paolo dice la perfetta volontà di Dio, usa un altro termine, che nel greco è teleios, che significa perfetta. Se voi andate a vedere la traduzione, ok, la semantica di questa parola, teleios, la volontà perfetta, significa senza nulla da aggiungere. Senza nulla da aggiungere. Infatti, quando Gesù morì sulla croce, qualcuno se ha studiato il greco biblico lo sa benissimo, quando Gesù disse tutto è compiuto, usò una parola greca che è tetelestai, cioè perfetto, senza nulla da aggiungere. Infatti, l'opera della croce di Gesù al Calvario, il sacrificio di Gesù è un sacrificio perfetto e non vi è nulla da aggiungere. Tetelestai, la stessa origine, la stessa radice, la troviamo quando Paolo esprime la volontà di Dio, perfetta è teleios, che significa senza nulla da aggiungere. Ok? Quindi cosa significa? Che noi possiamo nella nostra vita incontrare la volontà di Dio espressa in tre livelli diversi, in tre proporzioni diverse. Una volontà per noi buona, una volontà accettevole, è già qualcosa in più, e poi c'è una volontà perfetta, dove tutto ciò che si presenta nella tua vita come volontà di Dio è perfetto. E mi piace tanto questa traduzione, senza nulla da aggiungere. Non c'è da aggiungere niente, non c'è niente da ridomandare a Dio, niente da lamentarsi, perché è perfetto così, la volontà di Dio perfetta. Io vorrei tanto che nella vostra vita, ragazzi che state seguendo, possiate arrivare alla perfetta volontà di Dio, possiate arrivare al punto di dire: Signore, non mi manca niente, sono al punto giusto, non ho niente da ridomandarti. Amen. Questo deve essere il nostro atteggiamento, la nostra intenzione perfetta. Ora, perché? Prima di vedere questo processo con cui Dio manifesta la sua volontà, dobbiamo stare attenti, come ho detto all'inizio, perché Dio non rivela la sua volontà a tutti. Dio non rivela la sua volontà a tutti. E forse sto sconvolgendo qualcuno oggi, ma la parola di Dio, adesso la vedremo, si rivela a determinate persone, ok? Con determinate caratteristiche. Perché Efesini 4, 22-24, prima di leggere Efesini, un attimo, torniamo indietro a Romani, quello che abbiamo letto prima, prima di parlare della volontà di Dio, Paolo specifica delle cose, dice: non vi conformate a questo mondo. Quindi sta presupponendo che prima di conoscere la volontà di Dio non ci dobbiamo conformare a questo mondo. E presuppone Paolo un'altra cosa, che siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ok? Quindi Paolo dice che siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, poi potete conoscere per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi non bisogna conformarsi a questo mondo perché dobbiamo rinnovare la nostra mente. Quindi tutto parte dalla mente. La volontà di Dio, la perfetta volontà di Dio può essere manifestata nella vita di persone che hanno una mente rinnovata. Ripeto, la volontà perfetta di Dio può essere manifestata soltanto nelle vite di quelle persone, di quei credenti che hanno una mente rinnovata. Ok? Ecco perché Dio non rivela la sua volontà a tutti. Ed Efesini 4, 22, 24 dice: per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, quindi la condotta che avevamo quando eravamo nel mondo, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione, per essere rinnovati, ecco che ritorna nello spirito della vostra mente, e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Cosa significa tutto questo? Significa che ci dobbiamo, chiaramente, Paolo lo dice, non conformarci a questo mondo, spogliarci dell'uomo vecchio, rivestirci dell'uomo spirituale, è allora che la nostra mente sarà cambiata per conoscere la volontà di Dio. Voglio andare un attimo oltre per fare un discorso più completo. Efesini al capitolo dopo, capitolo 5, al versetto 15 e 17, attenzione a quello che dice: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Perché ogni volta che Paolo parla della volontà di Dio fa sempre enfasi sul comportamento e sul tempo e sulla mente che dobbiamo rinnovare? Perché Paolo parla di queste cose?
Ok? Facendo la somma di quello che abbiamo letto finora, deduciamo tre cose fondamentali, ok? Per essere predisposti a capire la volontà di Dio nella nostra vita. Restate incollate a quello che sto dicendo, eh? Tre cose Dio richiede da noi affinché siamo predisposti, pronti a ricevere la volontà di Dio per la nostra vita. Ok? Cosa parla Paolo? Di condotta. Guardate come vi comportate, non vi conformate a questo mondo. Quindi, primo punto, comportamento. Santificazione, in poche parole, comportamento corretto. Ok? Quindi un atteggiamento di una persona rinnovata, una persona spirituale, non una persona carnale, non più una persona naturale, una persona attaccata a questo mondo. Ok? Se tu vuoi che la volontà di Dio si manifesti nella tua vita, devi avere un processo di santificazione in atto nella tua vita, che non deve partire da un tuo sforzo personale, ma lo Spirito Santo che dentro di te deve poterti portare in questa dimensione. Ok? Perché se tu cerchi la volontà di Dio, ma allo stesso tempo, come stacchi questa diretta, ti vai a vedere Netflix o te ne vai in discoteca o non so che cosa vai a fare, sto facendo degli esempi, è chiaro che il Signore non manifesterà mai la sua volontà a te. Sono messaggi che oggi non si predicano, ma è la verità, questa è la Bibbia, l'abbiamo letto. Paolo, prima di parlare di come conoscere la volontà di Dio, dice: vuoi conoscere la volontà di Dio? Ok, ma abbi un comportamento. Ok, rivestito di giustizia e di santità secondo l'uomo interiore, cioè ci deve essere questo comportamento. E la seconda cosa che vediamo, dice Paolo, recuperando il tempo. Quindi il secondo requisito, il secondo tipo di persona, la seconda richiesta che Dio vuole da te affinché rivela la sua volontà nella tua vita, è il tempo. Tempo, devi recuperare il tempo. Dio non rivelerà mai la volontà a persone il cui tempo non è speso alla presenza di Dio. E questo ci parla della preghiera. Ci parla di andare in intimità con Dio e manifestare veramente quell'amore ardente per il Signore affinché il Signore ci riveli, lo vedremo come il Signore può rivelare in preghiera la sua volontà per la mia e per la tua vita. Ok? Quindi il tempo nella lettura della Bibbia. Se il tuo tempo è dato ad altre cose, non sei qualificato a essere quella persona a cui Dio rivela la sua volontà. Non a caso, pensateci, nel Vecchio Testamento c'erano i profeti, c'erano persone che erano proprio, come dire, messe a parte per quel ruolo, per ricevere la voce chiara di Dio, le chiare istruzioni di Dio, ok? Quindi ci deve essere una parte della tua vita che è consacrata, che dedica del tempo al Signore. E questo è l'invito che voglio fare, perché tutto parte da lì, non solo conoscere la volontà di Dio, ma ricevere le sue benedizioni, muoversi nella potenza dello Spirito Santo, vedere anime salvate, vedere anime guarite e liberate. Tutto parte da un'intima comunione con Dio. Con Dio, non con un predicatore, ad esempio, posso essere io in questa diretta. Devi stare tu per tu con la presenza di Dio, amen. Ci siamo. E infine Paolo ci parla di questa famosa mente spirituale. Ok? Quindi tre requisiti. Un comportamento santificato, un tempo di consacrazione che dedichi a Dio e infine una mente, quindi una concentrazione. Una mente spirituale, una mente concentrata sulle cose di Dio, non concentrata sulle cose di questo mondo. Filippesi 1, versetto 1 e 2 dice, non so perché ti chiami Scorpion come nickname, ma ok. Ho capito il versetto. Quindi la mente spirituale, la mente. Paolo dice: voi avete la mente di Cristo. Quindi abbiamo due menti, una mente naturale e una mente spirituale. Quando usi la mente spirituale, come la fai ad usare? Leggendo la parola, meditando la parola, andando in preghiera, è lì che si attivano i tuoi sensi spirituali e sei in grado di conoscere la volontà di Dio. Quindi abbiamo fatto questa grande premessa prima di iniziare il video. Se tu vuoi conoscere la volontà di Dio per la tua vita, devi, ok, muoverti in questi tre requisiti che Dio vuole nella tua vita. Una santificazione, una consacrazione, una concentrazione. Ok? Benny dice: chi osserva la mia parola, quello è uno che mi ama. Se mi amate, osservereste i miei comandamenti, dice Gesù. Ok? Quindi, in poche parole, comunione. Comunione, non puoi conoscere la volontà di Dio se non conosci Dio. Ripeto, non puoi conoscere la volontà di Dio se non conosci quel Dio che vuole rivelarti la sua volontà. Devi avere un rapporto con lui. Dio non può parlare a persone che non stanno parlando con lui, ad esempio. Devi avere una relazione coltivata con Dio. Semplice, ok? Devi avere una comunione.
Hai modificato il nickname in un istante, Jessica. Grande, sei stata velocissima. Ok, ragazzi, vedo che vi state collegando di più adesso. Forse l'orario era troppo anticipato rispetto alle 21:30 dell'altra volta. Va bene, non c'è problema. Quindi abbiamo visto che per ricevere la volontà di Dio dobbiamo spendere tempo, dobbiamo avere comunione col Signore. E quindi la volontà di Dio, ok, è procedurale, ha un processo. Si manifesta con un processo nella tua vita. Prima è buona, poi è accettevole, poi è perfetta. Eh? Prima è buona, poi è accettevole e poi è perfetta. Valentina dice: perché il combattimento è tutto nella mente? Ma se abbiamo una mente rinnovata, conosceremo la volontà di Dio. Sempre, Valentina. Se hai una mente rinnovata, se sei una persona spirituale, in un batter d'occhio, in una serata, il Signore può rivelarti la sua volontà. Ok? Ciao Luigi, un abbraccio al pastore anche Luigi Baccaro. Quindi ragazzi, questa è la volontà di Dio, buona, accettevole e perfetta. Ok? Perché prima è buona, poi accettevole e poi perfetta? Perché a Dio piace, ok, questo è strano, ma a Dio piace aprire delle porte nella tua vita affinché tu, tramite quella porta aperta, possa aprire le altre porte aperte che Dio ha lungo il percorso per te. Tante volte noi aspettiamo la porta aperta, è vero? Quella porta che si apre, secondo la volontà di Dio riceviamo le nostre benedizioni. E se Dio volesse che quella porta si apra e poi attraverso quella porta ci siano altre porte per te che si debbano aprire. Perché la volontà di Dio prima diventa buona nella tua vita, poi diventa accettevole e infine diventa perfetta. Abbiamo letto teleios, niente da aggiungere. Quanti vogliono una volontà di Dio per te a cui non c'è niente da aggiungere, a cui è perfetta? Ok? Quanti vogliono qualcosa del genere? Devi passare attraverso questo processo. Dio aprirà una porta nella tua vita, poi ne aprirà magari un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra, finché tu non giungi finalmente a quella destinazione. E a volte ti chiederai: Signore, perché hai aperto quella porta? Perché hai aperto quella porta per me, se poi mi hai fatto andare in un altro posto? Perché quello era il percorso che tu dovevi percorrere per conoscere la perfetta volontà di Dio. Dovevi passare dalla volontà di Dio che è buona, a quella accettevole, infine a quella perfetta, e pochi arrivano a quella perfetta. Alcuni arrivano a quella accettevole, una buona parte arriva a quella buona, e alcuni non arrivano neanche a quella buona. Voglio ripetere, pochissimi arrivano alla volontà perfetta di Dio, dove non c'è niente da aggiungere. Altri arrivano a quella accettevole, la maggior parte arriva a quella buona per la tua vita. Okay? E la maggior parte ancora di tutte le persone non arriva neanche a quella buona perché non è in grado di ascoltare la voce di Dio e conoscere la volontà di Dio per la tua vita. E nota che tutto inizia, questo processo, con la volontà di Dio buona per la tua vita, non con una volontà discreta. La volontà di Dio buona. Dio ti dà qualcosa di buono. Quando c'è la volontà di Dio che si sta manifestando nella tua vita, tu noti che c'è qualcosa di buono. Ok, quindi se qualcuno sta cercando risposte oggi, vuole sapere qual è la volontà di Dio in questa faccenda della mia vita, sappi che la volontà di Dio non inizia mai con qualcosa di deleterio per te, con qualcosa di difficile. Gesù disse: chi è quel padre che se il figlio gli chiede una pietra, gli chieda un uovo, gli dia una pietra, ok? Che gli chieda un pezzo di pane, gli dia un serpente. Ok, se il padre umano sa dare buoni doni ai propri figli, quanto più il padre celeste sa dare le cose che servono ai propri figli. Darà molto di più, Signore, per te. Il Signore darà qualcosa di buono, non darà qualcosa che è traballante. Ok, quindi la prima cosa che il Signore manifesta nella tua vita, secondo la sua volontà, che tu noterai che c'è qualcosa di buono. Se quella è la volontà di Dio, noterai che c'è qualcosa di buono e siamo ancora al primo step. Ok? Allora qualcuno potrebbe chiedere, me lo sono chiesto anch'io ovviamente, no? Se le cose che Dio ci dà secondo la sua volontà sono cose buone, perché a volte troviamo persecuzione? Perché troviamo difficoltà? Perché troviamo degli ostacoli? Ebbene, la Bibbia dice chiaramente, chiunque vuole servire il Signore piamente sarà perseguitato. Però qual è la differenza? Come fare a riconoscere se in mezzo alle persecuzioni stiamo nella volontà di Dio o no? Voglio ripetere perché si stanno collegando ancora gente. Come fare a riconoscere se in mezzo alle persecuzioni siamo nella volontà di Dio oppure no? Ok? In questo modo, se tu prosperi nelle persecuzioni, se tu prosperi nonostante le persecuzioni, quella è la volontà di Dio per la tua vita. Se tu non prosperi nelle persecuzioni,
Quella non è la volontà di Dio per la tua vita. Voglio ripetere, stai seguendo una strada, non sai se è la volontà di Dio, e ci sono degli ostacoli, ci sono delle persecuzioni che tutti noi arrivano. Ora, se quelle persecuzioni ti vengono addosso e non ti fanno prosperare, sostenere voglio dire, non ti fanno raggiungere a termine gli obiettivi che Dio ha per la tua vita, ok? Il buono che Dio ha per la tua vita, quella non è la strada giusta. Perché se sei nella strada giusta, sì, ti verranno contro, sì, ti faranno la guerra, dice un verso, ma non ti vinceranno. Ci saranno dei problemi, ma in ogni volta che c'è un problema ne uscirai illeso, ne uscirai sempre al punto giusto, sempre benedetto. Lì è che la volontà di Dio è perfetta. Lì che la volontà di Dio si manifesta nella maniera perfetta nella nostra vita, ok? E quindi vediamo che a scapito delle persecuzioni noi prosperiamo lo stesso. Quando invece ci sono le persecuzioni, non prosperi, c'è un ostacolo costante, non va avanti, non va avanti, preghi e leghi, demoni, principati e potestà, c'è poco da fare, non si apre quella porta e continui magari anni e mesi e poi altri anni e continui e continui. E sei perseguitato, dici sì, mi stanno attaccando, ora li sgrido nel nome di Gesù, ma quella porta non si apre, sappi che non è il nemico, non sei tu il problema, è Dio stesso che ha chiuso una porta davanti a te. È Dio stesso che ha chiuso una porta davanti a te, perché se le persecuzioni che ci sono non frenano la benedizione che Dio ha per te, quella è la strada giusta, ma se frenano la strada che Dio ha per te, tu non sei nella strada giusta, perché tutto il processo inizia con buono, il Signore dà sempre qualcosa di buono. Gesù disse, il Padre vostro dà buoni doni ai suoi figli. Ok, vediamo alcuni commenti. Ci dà lo Spirito Santo che è il dono più grande che un uomo possa avere. Infatti quel verso in un altro Vangelo, nel Vangelo di Luca se non sbaglio, dice darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono, perché tutto da lì parte. Se hai lo Spirito Santo hai tutto il resto. Dio ha risposto alla mia domanda usandosi di te. Gloria a Dio, Patrizia, gloria a Dio che il Signore si è usato di questo argomento. A volte Satana cercherà di distruggerti, ma il Signore ti dà la forza. Il Signore ti dà la forza, ma ti dà anche la vittoria. Voi siete più che vincitori in Cristo Gesù. Se non c'è la vittoria nella strada che stai percorrendo, se stai combattendo continuamente contro le stesse cose, chiediti, ma sto facendo la volontà di Dio? Probabilmente non la stai facendo. Pensate a Giuseppe. Giuseppe fu venduto come schiavo, buttato in un pozzo, poi fece da schiavo a Potifar. E poi fu buttato in prigione, però ogni volta che lui passò queste prove difficili, è scritto che prosperava qualsiasi cosa lui facesse. Fu buttato in un pozzo, fu venduto come schiavo, ma quando fu schiavo diventò il maggiordomo di tutti gli schiavi, il capo di tutti gli schiavi, addirittura che probabilmente stava bene perché la casa di Potifar era affidata a Giuseppe. In prigione leggeva i sogni degli altri. Ok, era un livello superiore agli altri, cioè, anche se c'erano le prove, comunque Giuseppe prosperava in quello che faceva. Se tu non stai prosperando in quello che stai facendo, nonostante le prove, allora che ti devi preoccupare, che lì non ci sia la volontà di Dio. E quindi se la volontà di Dio si esprime come prima buona, poi accettevole e poi perfetta, perché il Signore fa così? Perché il Signore non manifesta subito la sua volontà perfetta e ci dà prima una buona, poi un'accettevole e infine una perfetta, perché il Signore piace giocare in questo modo? Perché il Signore ci lascia liberi di scegliere. Liberi di scegliere. A volte il Signore metterà qualcosa di buono nella tua vita. E tu dirai quanto è bella questa cosa, mi piace, no? E improvvisamente il Signore te la toglierà. Il Signore te la toglierà dalla tua vita. E poi sta a te decidere se rincorrere quella cosa buona o affidarti a Dio che sta aprendo un'altra porta dopo di quella che è migliore di quella che hai appena superato. Diceva Billy Graham, il Signore non toglie mai niente dalla tua vita senza sostituirlo con qualcosa di meglio. A volte ci chiediamo perché siamo passati da certe situazioni se il Signore poi le ha tolte. Perché il Signore voleva che tu decidessi di passare dal buono all'accettevole e poi dall'accettevole di passare al perfetto. E le persone che passano al perfetto si ritrovano con certe benedizioni nelle mani che dicono: Signore, ma da dove arrivano? Perché quello che mi date è perfetto e oltre la mia immaginazione, la parola di Dio dice a colui che può, mediante la potenza che opera in voi, fare al di là di tutto ciò che potete immaginare e pensare. Quindi al di là della tua immaginazione, del tuo pensiero, Dio vuole arrivare con la sua perfetta volontà. Questa è la volontà di Dio. Questa è la volontà di Dio. E passerai attraverso delle porte, il Signore aprirà delle porte, sta a te vedere e decidere. Mi fermo al buono, mi fermo all'accettevole o continuo al perfetto. Vi assicuro, ragazzi, che la perfezione della volontà di Dio, quel teleios che viene da te, telestai, nulla da aggiungere, perfetto, esiste.
Esiste qualcosa del genere. Ok? Io aspettavo una risposta. Devo trasferirmi. Dio questa sera mi ha indirizzato. Gloria a Dio, Jessica. Gloria a Dio, che bella cosa. In pratica, più ti fiderai di Dio in qualsiasi situazione, più lui ti rivelerà la sua volontà. Esatto, ragazzi. L'uomo carnale, l'uomo non sensibile allo spirito, si ferma alla volontà buona, o magari si ferma a quella accettevole, non va a quella perfetta. Il Signore ha qualcosa di perfetto, qualcosa di oltre nella tua vita. Ok? La nostra fede viene provata col fuoco, dice Donica. Vero, vero. Sei unto e pieno di Spirito Santo, Dio la gloria, carissima. Ok, vedo tutti quanti che state provando con degli amen. Ok? Quindi ragazzi, la volontà di Dio può essere permissiva o perfetta. Permissiva che significa? Che non è la volontà di Dio per la tua vita, ma il Signore la permette affinché tu con il tuo libero arbitrio, con le tue decisioni, con la tua libertà, perché Dio ci lascia liberi, possiamo scegliere accontentarci dello stato in cui siamo o andare verso la perfetta volontà di Dio. Quanti vogliono una volontà permissiva? Mi auguro nessuno. Tutti noi vogliamo una volontà perfetta di Dio nella nostra vita. Ok, ora arriviamo a come riconoscere la volontà di Dio nella nostra vita. Cercavo di mettere dei punti, sapete, per imparare come riconoscere praticamente la volontà di Dio. Poi ho visto il Salmo 23, che non c'è bisogno di nessun punto. Il Salmo 23 dice chiaramente come riconoscere la volontà di Dio. La Bibbia fa da maestra da se stessa. Adesso lo leggiamo insieme e stiamo attenti a ciò che dice. Ora, leggiamo il Salmo 23. Il Signore è il mio pastore. Perché inizia il Signore il mio pastore? Perché Davide era un pastore di pecore. Lo sappiamo bene, da ragazzino faceva il pastore di pecore. Ora, cosa fa Davide? Vede se stesso e si immedesima, cioè immedesima il ruolo di Dio col ruolo del pastore. Pensa al ruolo del pastore, pensa a Dio. Identifica Dio con il ruolo del pastore. E quindi identifica se stesso con le pecorelle. Ok? Quindi come il pastore pasce le pecore, guida le pecore, guida il gregge, così Davide si sentiva una pecorella guidata dal Signore. Quindi se vogliamo essere guidati da Dio attraverso la strada della sua volontà, leggiamo il Salmo 23, perché ci darà rivelazione su come riconoscere la volontà di Dio nella nostra vita. Il Signore è il mio pastore, due punti. Nulla mi manca. Questi due punti sono bellissimi. Il Signore è il mio pastore. Cosa mi manca? Nulla. Vedete la prosperità. Non sto parlando di soldi, ragazzi, casomai ci fraintendiamo, ovviamente. Stiamo parlando di vedere le benedizioni di Dio fluire nella sua volontà. Davide, vediamo nel Salmo 23, lo vedremo, che Davide prospera. Nonostante ci sono i nemici, nonostante ci sono le difficoltà. Ecco che dove prosperi lì è la volontà di Dio, dove le porte sono aperte. Dio non ti dà delle porte chiuse da sfondare con l'ariete. Sia chiaro questo qui, ok? Nulla mi manca, che bello, niente mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Ora, abbiamo detto, Davide si immedesima con una pecorella. Cosa sono i verdeggianti pascoli per una pecorella? Beh, è il posto più delizioso dove possano essere. Di abbondanza, di ricchezza, di prosperità. Verdeggianti pascoli. Ecco che le porte aperte che Dio mette nella tua vita quando c'è la sua volontà sono dei verdeggianti pascoli. Sono dei posti dove stai bene, dove vedi Dio all'opera, dove vedi le benedizioni fluire. Vi faccio un esempio, voglio fare questo esempio. La nostra comunità, la mia comunità, che sta a Roccaforzata, di cui mio padre è il pastore, in provincia di Taranto, stiamo cercando un locale di culto, abbiamo cercato un locale di culto da tempo e ci sono state delle occasioni davanti in tutto questo tempo in cui il Signore prima ce l'ha date, poi ha messo un ostacolo affinché noi potessimo decidere, continuare a inseguire quell'ostacolo lottando 1.000 volte o muoverci dalla volontà di Dio che era buona a quella accettevole e poi da quella accettevole muoversi a quella perfetta. E oggi abbiamo ricevuto da parte del comune, da parte di, insomma, è una storia lunga, un locale molto grande, molto capiente, che presenta ogni tipo di disposizione per fare un locale di culto. Non dobbiamo neanche costruire perché è già pronto così com'è. E chissà che un giorno magari non faremo delle conferenze, possiamo stare di persona proprio in questo posto tutti insieme, no? Chissà, chissà quante cose, ma vedete come il Signore si muove da una volontà buona, a una accettevole, a una perfetta. A volte dici, com'è che il Signore chiude alcune porte?
Ok, perché Dio vuole che attraverso quella porta aperta trovi la seconda porta aperta e poi la terza e poi la quarta e poi la quinta, perché il Signore ti porterà sempre di gloria in gloria. Ok, gloria a Dio. Vediamo qualche commento. In Gesù abbiamo tutto, Raffaella, amen, lui è il buon pastore. Un esempio per capire, io lavoro da 2 anni in una ditta e con l'aiuto di Dio ho saputo farmi valere e apprezzare e mi ha dato una buona stabilità, però so che Dio per me ha in serbo qualcosa di meglio. Continuo a pregare, Domenico, perché se Dio ha qualcosa di meglio lo manifesterà. Magari è un periodo che stai in quella buona volontà di Dio, passerai a quella perfetta. Mary dice, Mary Gels, anche noi a Lecce, quindi sei di Lecce. Gloria a Dio per questi pugliesi, anche io sono pugliese, lo sentite forse dall'accento, quindi vediamo, vediamo. Sarebbe meraviglioso fare delle conferenze, sì, certo, speriamo che questo Covid finisca per fare tutto questo. Ostacoli, sofferenze nei momenti duri, mi ha dato la forza di sapermi far valere e apprezzare, amen. Io sto sopportando una convivenza forzata in casa con sorelle, eccetera, ma li faccio per accudire mia madre anziana e mi chiedo, questa è la volontà di Dio? Che devo sopportare? Certamente non è la volontà di Dio, Loredana. Quindi devi pregare, devi farti forza, devi combattere in preghiera affinché la volontà di Dio si manifesti nella tua vita. Ok? Sono di Bari ma vivo a Lecce. Ok, perfetto, sorella. Piacere conoscerti. Quindi, egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Cosa dice acque turbolenti la parola? Acque calme. Dove c'è la volontà di Dio manifesta nella tua vita, troverai acque calme. Non troverai le acque turbolente. Ci saranno le tempeste, ma Gesù arriverà, come ha fatto con i discepoli, calmerà il vento, calmerà la tempesta nella tua vita. Mi guida verso le acque calme. Tu, quando segui il buon pastore, quando vuoi sapere se stai seguendo il buon pastore, vedi se stai seguendo le acque calme. Dio non ti mette in posti turbolenti. Ok? Va bene. Egli mi ristora l'anima. Che significa mi ristora l'anima? L'anima è la sede dei sentimenti. Giusto? Ok? E quindi se sei ansioso, se sei pauroso, dubbioso, attacchi di panico, ansia, litigate, nervosismo, rabbia, insomma, se sei in quella condizione, non stai seguendo il buon pastore. Se il posto dove ti trovi ti sta recando turbamento alla tua anima, non sei sotto la guida del buon pastore, non sei nella volontà di Dio. Perché dice, egli mi ristora l'anima. Nel posto dove c'è la volontà di Dio c'è il ristoro dell'anima. Ok? Se ci sarà qualche conferenza da voi io verrò volentieri. Amen. Angela, ti aspetto, anche tu sei pugliese, lo so. Ti aspetto tantissimo, sono di Napoli e se vengo in Puglia vengo a trovarti, Francesco, Domenico, ci conto, mi raccomando, mi ricordo di te, mi ricordo di te. Ok, ragazzi, quindi mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia. Sentieri di giustizia, che significa sentieri di giustizia? Dove c'è giustizia, c'è il giusto, ok? Gli ingiusti, dice Paolo, non erediteranno il regno di Dio. Ecco perché Paolo dice: comportatevi bene, siate intelligenti, recuperate il vostro tempo, consacratevi. Ok? Perché il Signore vi conduce per sentieri di giustizia. Se vedete che c'è il male, c'è il peccato nella strada che state intraprendendo. Facevo un discorso con un carissimo amico che penso mi stia seguendo in questo momento, no? L'altro giorno. Lui diceva: può essere che il Signore metta delle debolezze, ad esempio dei peccatucci, qualcosa che ti porti, insomma, a orientarti verso il peccato, delle debolezze, insomma, di quel genere nella tua vita. Io ho detto: no, perché il Signore dice in Giacomo 1,13 che il Signore non è tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Lui ti conduce per sentieri di giustizia, non di ingiustizia. Ok? Dio non ti tenta in quel modo. Ti può provare con le prove di questa vita, ma non ti può tentare col peccato. Ok? Quindi ti conduce per sentieri di giustizia per amor del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Quindi, cosa può succedere? Che puoi camminare attraverso la valle dell'ombra della morte. Però vedete cosa dice Davide e conferma quello che abbiamo detto prima. Per me tu imbandisci la tavola, quindi benedizione, quindi prosperità sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi d'olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Quindi a discapito dei nemici che ci sono nella tua vita, delle tribolazioni di coloro che ti attaccano, che ti vengono contro.
Ok, il Signore imbandisce la tavola sotto gli occhi dei tuoi nemici. Tu prosperi nonostante ci sono i nemici che ti vengono contro. Ecco dove sei nella volontà di Dio. Se ci sono i nemici e quei nemici ti danno addosso e tu non hai scampo, non c'è modo di uscirtene fuori, considera la possibilità che quella non sia la volontà di Dio per la tua vita, ok? Cospargi d'olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Cosa significa? Che il Signore ti dà un'unzione, non parliamo dell'unzione oggi perché sarebbe troppo complicato, troppo, un argomento troppo vasto, ma il Signore ti dà un'unzione per un posto specifico. Ok? Stiamo parlando della volontà di Dio manifesta, ok? Nella tua vita. Dio ti dà un'unzione per stare nel posto della sua volontà. E quell'unzione è specifica. Specificissima nella tua vita. Sapete, ci sono state persone, ad esempio Saul o il re Uzia, che si misero a fare cose per cui non erano unti. Si misero a fare i sacerdoti quando erano unti i re. Erano nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Dio ti ha dato un'unzione specifica, un ruolo specifico, una chiamata specifica per qualcosa nella tua vita. Tu devi stare in quella volontà, devi stare in quell'unzione, in quel posto. Ok? Non ti dipartire da quel posto, altrimenti non prospererai, non andrai avanti. Vediamo quante persone stanno commentando i vari commenti. Chi è nato dallo Spirito Santo, il peccato non ha potere su di voi. Vero. Ecco perché se tu ti consacri al Signore, vedrai che è facile vincere sul peccato, perché Gesù ha già vinto sul peccato. A differenza di una persona non convertita che non riesce a uscirsene fuori, il convertito, il salvato, il nato di nuovo può uscire fuori dal peccato, ok? Adoro gli evangelici pentecostali. Dio ti benedica. Sono contento di questo. Sono contento di questo. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, altrimenti siamo vuoti, carissima. Può essere che Dio voglia aiutare le persone che ti stanno facendo del male, certo. Ecco, ma tu pregherai, consacrati al Signore e vedrai che il Signore aggiusterà, ti farà prosperare nelle situazioni anche difficili che stai incontrando lungo la strada. Ma se quelle situazioni dopo tanto tempo vanno sempre avanti nella stessa maniera, vuol dire che il Signore ti sta chiamando a un'altra direzione. Ok? Ho perso un lavoro a causa del Covid. Dove guadagnavo di più, ora ci rimasi male, ma in cambio di quei soldi, meno ho la pace, la giustizia e la quiete assoluta, me ne sono resa conto solo ora. Amen. Gloria a Dio, Lisa, vuol dire che sei entrata a comprendere la preziosità di spendere del tempo col Signore. Ok? Valentina conferma tutto questo. Preghiamo per l'unità cristiana. Amen. Uniti però sotto Cristo. Ok, non uniti sotto una chiesa umana, uniti sotto la vera chiesa che è la chiesa di Cristo. Okay? Siamo veramente il corpo di Cristo. Se siamo il corpo di Cristo, abbiamo letto prima il versetto che qualcuno mi ha inviato, che a chi mi ama io, scusate, chi mi ama osserverà i miei comandamenti. Chi mi ama osserverà i miei comandamenti, quindi bisogna osservare i comandamenti di Dio, a prescindere dalla tua denominazione cristiana. Comunque devi aprire la Bibbia, comunque devi vedere cosa c'è scritto e confrontare con la tua realtà religiosa, a prescindere da quale sia. Io non sto facendo nomi qui, a prescindere da quale sia, vedere le cose stanno come dicono loro o come dice la parola. E allora devo incamminarmi nella parola, perché vedremo che la volontà di Dio si manifesta attraverso la parola anche, ok? Va bene? Ok, ragazzi, sono tanti commenti, alcuni non riesco a rispondere, ok? Può una predica risultare profetica? Certo, a volte le prediche vengono interrotte, su questa pagina è successo perché ci sono state parole di conoscenza, parole profetiche. Certo, Fulvio, certo, certamente. Le prediche devono essere anche profetiche, non soltanto parole, deve esserci un movimento dello spirito, se non sempre, almeno spesso, ok? Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ok ragazzi, quindi beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni, non uno, tutti i giorni. Davide dice: non ho mai visto il giusto mendicare il pane. Cioè, tutti i giorni della tua vita, se stai camminando nella sua volontà, vedrai beni, bontà, benignità e prosperità nella tua vita. Ok? Va bene, questa è come si manifesta e come si riconosce la volontà di Dio. Qualcuno può chiedersi, ok, questo è come riconoscere, ma come capiamo la volontà di Dio? Come si rivela la volontà di Dio? Carlo dice, però Francesco, Dio si rivela nel suo tempo. Certo, ci vuole del tempo, non è
all'istante che si rivela, può farlo all'istante, può farlo se ci vuole del tempo, ok? Poi ti dico una cosa, Carlo, ti dico una cosa. Il Signore rivela la sua volontà spesso istantaneamente. Siamo noi che non siamo sensibili. Leggendo la Bibbia notiamo che quando si tratta di capire la volontà di Dio, ad esempio Davide, prima di fare una battaglia, andava sempre a chiedere: Signore, che faccio? Me li darai nelle mani i nemici? Notiamo che il Signore rispondeva subito. Il Signore rispondeva sempre subito. Ci sono delle volte che il Signore ti fa aspettare, ma per la maggior parte delle volte il Signore risponde subito nella tua vita. E adesso lo vediamo, proprio adesso. Va bene? Infatti, vediamo se riesco a togliere qui la schermata. Angels dice: se però non hai molto tempo per aspettare e vedere se le cose cambiano, questa è Federica, ok, rimangono uguali e quindi bisogna cambiare strada, certo, adesso vediamo ragazzi. Ok, allora, Dio rivela la sua volontà senza vedere i versi, ragazzi, perché sennò si fa troppo tardi, con visioni, numero uno. Il Signore dà delle visioni, è scritto che i vostri vecchi sogneranno dei sogni e i vostri giovani avranno delle visioni. A me, Signore, personalmente, poi ognuno ha i suoi doni spirituali. Il Signore parla spesso con visioni, quasi mai con sogni, raramente sogno. Spesso faccio delle visioni, mentre prego, succedono mentre prego. Paolo pregava nel tempio e mentre pregava, ecco perché la preghiera attiva le visioni, attiva i doni spirituali, attiva la rivelazione, attiva il conoscere la volontà di Dio. Mentre Paolo pregava, ricevette da Dio la visione su quello che avrebbe dovuto fare. Non vi leggo il verso per non prolungare troppo, ok? Spesse volte io ricevo istruzione proprio tramite visioni, vedo in preghiera quello che sarà. Io faccio una domanda al Signore, prego, a volte prego in lingua, a volte aspetto il Signore. In preghiera il Signore rivela tutto questo ad altre persone, come dice Nadia, attraverso dei sogni spirituali, ok? Attraverso dei sogni, delle persone sognano delle cose e il Signore rivela la sua volontà attraverso dei sogni. Pensiamo a Giuseppe, il papà di Gesù. Ok? Giuseppe ogni volta fu avvertito tramite sogni. Lo leggevo proprio l'altro giorno. Dicevo: Signore, com'è bello vedere che alcune persone hanno delle predisposizioni spirituali a certe manifestazioni spirituali. Giuseppe, il falegname, ok? Il marito di Maria, il papà di Gesù, aveva questa predisposizione ai sogni. Altre persone hanno una predisposizione alle visioni. Ok? In che modo possiamo riconoscere un sogno spirituale? Lisa, lo riconosci perché lo ricordi? Il sogno spirituale non te lo scordi più. Quando ti arriva un sogno spirituale, ti rimane impresso. Ogni dettaglio ti rimane impresso nella tua vita ed è interpretabile con dei simbolismi biblici. Ok? Si capisce subito se è spirituale. Te lo ricordi subito. Spesse volte ti alzi il giorno dopo. Vorrei prendere questo argomento, ma ragazzi, manca già un quarto d'ora a fare un'ora, quindi non vorrei prolungare più di tanto. La visione è quando vedi te stesso, biblicamente parlando, poi ve lo dimostrerò magari parlando di sogni e visioni. Quando vedi te stesso in prima persona fare determinate cose, ok? Il sogno è quando tu vedi te stesso fuori da te, quindi vedi tutto in terza persona, come se stai vedendo un film. Fare delle cose. Il sogno spirituale si manifesta così. Però non voglio confondervi le idee. Questo magari lo approfondiremo quando parleremo magari di sogni e visioni spirituali. Ok? Questo è qualcosa di biblico. Lo posso dimostrare che è biblico. Ok? Numero 3. Tramite delle circostanze. Eleazzaro, il servo di Abramo, fu incaricato di trovare la moglie di Isacco, Rebecca. Allora disse: Signore, se quella donna è la moglie di Isacco, fa che attinga l'acqua per i miei cammelli. Quindi chiese una circostanza. Questa, diciamo, è la cosa che è più comune che io vedo fra i credenti. Signore, se quella è la tua volontà, fai accadere quella cosa lì. Ebbene, Dio risponde. Spesse volte risponde perché si adegua alla nostra semplicità, no? Alla nostra fanciullezza di spirito. Il Signore risponde. Però vi dico una cosa. Vi do un'allerta, vi do un consiglio. Non basatevi sempre sulle circostanze. In ultima istanza, basatevi sulle circostanze, ma siate persone di spirito, persone mature spiritualmente. Cercate di ricevere qualcosa di chiaro da parte di Dio in preghiera. O qualcosa di chiaro tramite la parola, lo vedremo. Un sogno, una rivelazione, qualcosa di molto più chiaro, da parte di Dio. Più che una circostanza, perché il diavolo può sentire le tue parole e può farti accadere quella circostanza, e magari non è stato Dio, e se non hai discernimento, ci caschi nella trappola, ok? E il lupo ti porta in un posto per sbranarti.
Va bene? Non segui più il buon pastore. Quindi bisogna stare attenti a chiedere sempre circostanze. Le circostanze ci possono essere, ok? Ci possono essere, ma non basiamoci soltanto sulle circostanze. Siamo persone di spirito. Alcune persone, Signore, se accade questo vuol dire che è la tua volontà. Sì, ma sei ancora su un livello molto carnale. Cerca di ricevere da parte di Dio qualcosa di chiaro, un'istruzione specifica. Ragazzi, io credo che il Signore le dà. Le credo perché me le deve dare a te no? Il Signore le dà a tutti, dovete semplicemente cercare la sua presenza. Va bene? Non è che si passa per il deserto, ma dal deserto si va verso la terra promessa, ricordati. Ok? Anche Israele nel deserto c'erano delle oasi dove si fermava, il Signore faceva scaturire l'acqua e dava benedizione, dava le quaglie, dava questo, dava quest'altro. Addirittura stavano meglio nel deserto che nella terra promessa, un altro poco a fare le battaglie. Per modo di dire, per farti capire che il deserto c'è, ma anche nel deserto Dio imbandisce la tavola, apparecchia la tavola sotto gli occhi dei vostri nemici. Va bene? Ad esempio, vi ho detto, il servo di Abramo era il servo, quindi non era spiritualmente maturo come Abramo stesso, si basò sulle circostanze, ma Abramo non si è mai basato sulle circostanze della vita. Abramo si basava sulla voce di Dio che ascoltava. Abramo aveva dei sogni, aveva delle visioni, aveva un rapporto più a tu per tu. Quindi, ragazzi, se siete spirituali, se volete essere spirituali, cercate di ricevere direttamente da Dio, non tramite le circostanze. Può succedere, ripeto, può succedere, ma non deve essere sempre così. Numero 4. Dio parla attraverso la sua voce, udibile e non udibile. Ok? Mosè ascoltava la voce di Dio e sapeva cosa fare, eh? A volte non ascoltiamo chiaramente la voce di Dio, ma riceviamo la voce interiore per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo abita dentro di noi, nel nostro spirito, che è simbolo del luogo santissimo. È scritto che Mosè entrava nel luogo santissimo e nel luogo santissimo, cioè nel luogo più interno, ok, del tempio, noi siamo quel tempio oggi, lui parlava con Dio. Quindi noi riceviamo la voce di Dio all'interno del nostro spirito. Alcuni possono sentire la voce udibile di Dio a volte, in casi rari, durante la vita, ma spesso la voce di Dio parla dentro di noi. Bisogna saperla riconoscere, ovviamente. Non entriamo nell'argomento perché è troppo complesso. Con questa diretta, lo Spirito Santo mi sta consolidando in questo, consolando, penso volevi dire, in questo momento dopo una giornata non gradita. Sono contento a Dio, Valentina, che il Signore ti fortifichi sempre di più. Numero 5. Il Signore parla con similitudini. Viene tradotta in italiano questa parola nella Nuova Diodati con similitudini, ad esempio Osea 12, 10, Osea 12, 10. Questa parola similitudini, che viene usata anche tradotta come parabole nella Nuova Riveduta, è l'ebraico damach. Damach, che significa damach? Significa impressione o immagine interiore. Ho cercato la parola proprio sul dizionario. Significa un'impressione, un'immagine interiore. A volte il Signore ti dà queste impressioni. Io le chiamerei nel Nuovo Testamento parole di conoscenza, ok? È un dono dello Spirito con cui ricevi chiare indicazioni, similitudini, voci interiori, cose che vedi praticamente che sono soprannaturali. Vi racconto un'esperienza che abbiamo fatto con Mary qualche giorno fa, lunedì esattamente. Lunedì stavamo tornando da un posto per andare verso casa, andavamo lungo questa strada un po' abbandonata, una strada, diciamo, una strada provinciale, non era una strada di paese. Mentre ci stavamo ritirando a casa, ascoltavamo della musica di adorazione pura, adorazione profonda, adorazione che parlavamo con Mary di questo. Dicevamo: com'è possibile che oggi nella chiesa si stia perdendo questa adorazione profonda, questa adorazione in spirituale, il cantare in lingue, no? E mentre parlavamo di questo e adoravamo il Signore nel nostro cuore, mentre questa musica stava suonando alla radio della macchina, cosa è successo? È successo che all'improvviso abbiamo visto uno stormo di uccelli bianchi, bianchissimi, veramente bianchi, candidi. Abbiamo pensato, ma sarà qualche gabbiano, anche se non era zona di mare, comunque sarà qualche gabbiano. Ebbene, ci avviciniamo e lo stormo era ancora lì, non se ne andava, era fermo in quel posto, era proprio su una rotonda, sapete i rondò, no? I rondò delle macchine. Ci siamo avvicinati, abbiamo dato un'occhiata, ho visto che non erano gabbiani, perché l'ala del gabbiano è angolo così. Era l'ala, ok? Con delle penne in questo modo, che era l'ala delle colombe, era la colomba la so riconoscere benissimo.
Qui infatti nelle zone mie ci sono colombe, continuamente, colombe grigie, nere, di diversi colori, bianca, rarissima, trovare una colomba bianca, ma penso anche da voi, è rarissimo. Lì c'era uno stormo di colombe bianche, ma bianchissime ragazzi, e quando hanno visto la nostra macchina si sono fermate sulla macchina, la macchina ha proseguito, loro hanno proseguito sulla macchina con noi, passavano a fianco ai finestrini queste colombe bianche, immersi in queste colombe bianche, abbiamo detto questo è lo Spirito Santo che ci sta confermando, che sta apprezzando il ragionamento che stavamo facendo in macchina sull'adorazione. Abbiamo detto questo è qualcosa di soprannaturale. Sono andato a casa e ho voluto vedere sul telefono, su internet. Volevo vedere, ma che probabilità ci sono di incontrare uno stormo di colombe bianche? Lo sapete che non c'è nessuna probabilità. Cioè non esiste uno stormo di colombe bianche. Non esiste. Le uniche possibilità, diceva su internet, che si manifestassero uno stormo di colombe bianche, l'unica possibilità è che siano scappate da un allevamento o c'era un matrimonio in quei paraggi. Ok? Magari sì, sono scappate da un allevamento, non so quello che è successo. C'erano queste colombe bianche, io l'ho interpretato come un segno di Dio che stava dicendo sì al discorso che stavamo facendo sull'adorazione. Vedete come il Signore parla anche con dei segni tangibili a volte, eh? Numero 6, infine il Signore parla ovviamente con la parola. Daniele 9:1-3 dice che Daniele, mentre meditava la parola, il Signore fece capire la sua volontà, quello che avrebbe fatto al popolo di Israele, mentre meditava la parola. Quindi la parola è un modo con cui il Signore può parlare. Però stiamo attenti anche qui, stiamo attenti anche qui, perché molti aprono, qui c'ho la Bibbia, molti aprono la Bibbia a caso. Allora, il Signore mi dice: prendi 70 uomini e vai a sterminare il popolo. Succede, nel Vecchio Testamento ci sono certi versi, eh? Allora, che vuol dire? Che devi prendere 70 uomini e sterminare quel popolo? Vedete, se quello che state ricevendo dalla parola lo comprendete da parte dello Spirito, che fa parte della volontà di Dio, seguitelo. Se avete la conferma interiore che quello che state leggendo è riferito a voi, seguitelo. Ok? Altrimenti lasciate perdere. Non potete prendere la Bibbia come una tavola Ouija, come qualcosa di esoterico, apriamo. Il Signore mi dice questo. Non funziona così. Ok, non funziona in questo modo. Numero 6 la parola. Numero 7, infine, quando Paolo dice in Colossesi 3:15 che la pace di Dio dimori e vi custodisca, no? Nei vostri cuori. Il Signore parla attraverso la pace. Quando siete nella volontà di Dio sentite pace, tranquillità, che quella è la strada giusta. Ok? Donica dice: non so il tuo nome, ti chiamo sempre Donica, non so come ti chiami in realtà, forse è un nickname. Mentre pregavo, ho visto la colomba posarsi su di me. E succede, succede. Io ho sentito testimonianze simili. Ok, a me è successa quando anni fa mi sono operata di appendicite, si è appoggiato sulla finestra vicino alla sala operatoria e non se n'è andata finché non sono uscita. È vero, è vero, è vero. Ci credo a tutto questo, ci credo che il Signore si manifesta in questo modo, ok? Allora, vediamo qualche commento, siete tutti d'accordo con quanto abbiamo detto, ragazzi. Ok, che il Signore veramente vi illumini, vi faccia comprendere la volontà di Dio per la vostra vita. Abbiamo dato degli elementi pratici, eh? Delle chiavi pratiche per capire come identificare la volontà di Dio nella nostra vita. Ok, facciamo una preghiera insieme adesso. Signore, ti ringrazio per questi cari che si sono ritrovati qui su questa diretta, Signore. Molti hanno bisogno, Signore, di riscoprire la Tua volontà all'opera nelle loro vite. Manifestala, Signore, pienamente. Questo ti chiedo nel nome di Gesù, Padre. Signore, facci avere il desiderio di cercarti. La Tua parola dice: cercatemi e io vi vivificherò. Cercate la mia presenza. Nessuno può cercare Dio se prima non è cercato da te, Signore. Nessuno. Il Cantico dei Cantici dice: attiraci a te, noi ti correremo dietro, Padre. Attiraci a te, Signore. A cercarti di più, perché tutto parte da lì, Signore, da una intima comunione con te. Gloria a te, Signore. Alleluia. Come quel cantico, Signore, dice: quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, tutte le cose intorno a me diventano ombra alla luce tua, Padre. Fa che le cose di questo mondo diventano ombra per conoscerti meglio e di conseguenza conoscere la tua volontà. Grazie,
Alleluia. Gloria a te, Signore. Metti la tua mano, Signore, su quelli che stanno ascoltando, su queste persone che ci stanno ascoltando, Padre. Compungile, Spirito Santo. Alleluia, Signore Dio. Gloria a te, Signore Dio. Santo sei, Signore. Alleluia. Santo tu sei, Gesù. Opera, Gesù, nel tuo popolo. Alleluia, Signore. Ragazzi, spero che questa diretta vi sia piaciuta e qualcuno ha compreso come seguire e ascoltare la voce di Dio in accordo alla sua volontà che ha per la nostra vita. Se questa diretta vi è piaciuta, vi è stata di edificazione in qualche modo, vi ha incoraggiato, vi ha illuminato, vi invito ovviamente a scriverci e a testimoniare di come il Signore abbia parlato alle vostre vite. Ci vediamo presto, ragazzi, alla prossima. Dio vi benedica grandemente.